hanno buttato giù il portone con The Vendor, è entrata dentro, dei boia sono entrati, dei criminali, dei nazisti. Ho visto massacrare tutti i ragazzi, io ero il più vecchio, ragazzi di 18, 20, 20 anni, 22, che chiamavano la mamma in tedesco, francese, inglese, italiano. Sentire queste urla, come si può giustificare questi criminali, questi che li hanno mandati i nostri governanti, che sono lì, stipendiati, qui c'è, quei soldi dei cittadini, criminali sono stati. Hanno rotto un braccio, una gamba, 10 costole e la testa come una palla di rugby. Non ci vedevo neanche con gli occhi a guardare fuori. Ma nonostante tutto mi hanno portato all'ospedale alle 1:30 per ultimo. Mi hanno operato a Genova i primi 8 giorni, la seconda volta a Firenze al Careggi. Il male lo sento ancora, non è niente, ma anche quella volta là, dopo poco tempo, sono ripreso e continuare le lotte, perché questo paese lo dobbiamo cambiare, perché questo paese vogliamo fare che sia collegato all'Europa, ma vogliamo fare una grande Europa, è giusto, ma l'Europa dei popoli e non l'Europa delle banche. E cominciamo a costruire il partito, sempre il Partito Comunista, che è la guida di domani per arrivare al socialismo, a un socialismo scientifico, al socialismo umano, al socialismo, al comunismo, che sono comunità che danno un bene comune e faranno nel mondo un vivere giusto, perché i nostri giovani, i nostri futuri vivono una dignità meglio della nostra. Grazie a tutti. Oggi ho imparato una nuova parola, si chiama tortura, e adesso vi racconto come l'ho conosciuta. Tanti anni fa, nell'estate del 2001, quando io non ero ancora nata, nella città di Genova, i presidenti di 8 importanti paesi avevano fatto una riunione e ci fu una grandissima manifestazione con un sacco di gente, a cui questi 8 presidenti stavano un po' antipatici. Tra questi manifestanti ce n'era qualcuno cattivo, vestito di nero, col passamontagna, che rompeva tutto, ma la maggior parte erano buoni, sorridenti, colorati. C'era tanta musica e sembrava quasi che fosse carnevale, ma ad un certo punto ci fu un macello e non si capì più niente. I poliziotti e i carabinieri cominciarono a dare botte a un sacco di gente che non aveva fatto niente, ma botte proprio forti, e tanta gente si fece malissimo. Un altro grande macello, però, successe dentro una scuola che si chiamava Diaz, dove la polizia entrò di notte, mentre la gente dormiva tranquilla, e cominciò a dargli tante di quelle botte, che arrivarono le barelle, teste rotte, cicatrici, sangue. Ecco, quello che successe in quella scuola oggi ha un nome, e si chiama tortura. In questa scuola c'era anche questo signore qui, che mi ricorda tanto mio nonno. Ed è stato grazie a lui che ho imparato il significato della parola tortura. Ma facciamoci raccontare com'è andata quella notte. Tu chi sei? Io sono Gestaro Arnaldo, quello che ha fatto condannare l'Italia per il reato di tortura del G8 del 2001. Mi spieghi come ha fatto un pensionato a fare ricorso alla Corte di Strasburgo e fare condannare il nostro paese? Ho fatto solo che il mio dovere da cittadino. Quanti anni hai? 62 ne avevo quando ero alla scuola B. Diaz. Adesso ne ho 76 e la volontà di lottare fino a che ho l'ultimo respiro. Per cosa? Per i diritti dei cittadini, per la Costituzione. Perché vi hanno menato in quel modo la Diaz? Non capisco, eravamo gente pacifica che veniva da tutta l'Europa. Cosa stavi facendo prima che entrasse la polizia? Stavo dormendo. Poi cosa è successo? Ho sentito un trambusto, mamma mia, io credevo che sono qui i Black Bloc. Quando hai capito che non erano loro? Quando ho visto i manganelli ho scoperto che era la nostra polizia che doveva difenderci invece ci ha
attaccato. Quando hai visto la polizia che rompeva in quel modo, cosa hai pensato? Io ho pensato a un colpo di Stato, ha detto qua adesso ci siamo e ritorno al fascismo. Che immagine ti è rimasta di quel momento? Manganellavano tutti chi passava vicino e i ragazzi urlavano, chiamavano la mamma in francese, tedesco, inglese, italiano e ho visto delle cose che non auguro a nessuno. Quali sono le cose più brutte che hai visto fare ai poliziotti? Sputi, manganelli, c'era sangue dappertutto, come i nazisti. E poi? Ho visto un poliziotto, ha preso il piercing della ragazza e li ha stracciati, li ha buttati via. E a te cosa hanno fatto? Mi ha massacrato, mi ha rotto un braccio, una gamba e 10 costole. Caspita, ma hai delle foto di quel periodo? Posso mostrare questa, che sono in carrozzina 15 giorni dopo. Quante operazioni ti sei dovuto fare? 3. Adesso mi fa male ancora, non sono più quello di prima, ma ci sono stati torturati peggio di me. Ma come ti picchiavano? Sono andato in 2-3 round a picchiarmi col manganello, avevo la testa come una palla di rugby, mi hanno continuato a battere lì su. Ma hai provato a dirgli qualcosa? Ho detto basta, 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 ma a un certo punto non ho potuto più dire niente perché non avevo più neanche fiato. In quanti erano a picchiarti? 10, 15, 20 poliziotti, ne posso contare. Ti ricordi qualche volto dei poliziotti? No, no, vero, tutti con la maschera. Qual è l'immagine che non dimenticherai mai? Le ragazze prese per i capelli tirati come che fossero cadaveri già da portare, da buttare. Quindi picchiavano anche le donne? Tante ragazze continuavano a picchiare, se la fanno addosso tutto, è stato un massacro. Ma si facevano la pipì addosso? Anche a me mi sono fatto la pipì addosso. Me l'ho fatto anche dell'altro addosso. Cosa si prova ad essere picchiati ingiustamente? Umiliante. E cosa si prova ad essere picchiati ingiustamente dalle forze dell'ordine? Una grande vergogna. Un poliziotto che era la Diaz disse che fu una macelleria messicana. C'era sangue dappertutto, ma grumi di sangue, una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Hai mai sognato di quella notte? Eh sì, mi sono svegliato tante volte e anche adesso di soprassalto. No, non ho fatto niente, non c'entro, non c'entro. Quanto ti ha cambiato quell'esperienza? Mi ha cambiato la vita. In che modo? Di essere una persona più cosciente, di capire perché lo Stato uccide, massacra i cittadini. A quante manifestazioni sei stato? Tante, tante, perché vivo la Costituzione, vivo la Repubblica, vivo lo Stato di essere un comunista. Cos'è quel fazzoletto rosso che hai al collo? L'avevo quella notte. Ovunque vado lo porto. Hai mai tirato una molotov? Mai tirato molotov da nessuno. Ma quel giorno non ti conveniva fare due passi ai giardinetti? Troppa la gente che fa questo. Perché questo paese il male è grave, è l'indifferenza. Ormai sono passati 15 anni, cosa hai fatto nel frattempo? Tutte le mie lotte, perché i nostri figli domani devono vivere meglio di come siamo vissuti noi. Per le violenze alla Diaz non è stato condannato nessun poliziotto. Vuol dire che lo Stato e il governo erano d'accordo che succedesse questa criminalità. Molti poliziotti hanno pure fatto carriera. È stata un'altra grande vigliaccheria che dobbiamo subire e pagare. L'Italia è uno dei pochi paesi occidentali senza un reato di tortura. È una cosa non grave, è una cosa gravissima. Cosa dice in sostanza la Corte di Strasburgo? Condanna l'Italia perché non c'è una legge sulla tortura. Poi condanna l'Italia perché alla Diaz è stata tortura. Poi si dice che l'Italia deve fare una legge sulla tortura subito. Come ti senti dopo questa sentenza? Finalmente viene anche fuori la verità di chi non ha fatto prima niente. Cioè? Lo Stato che ha taciuto i crimini che ha fatto al suo popolo. Dopo la sentenza di Strasburgo, oggi si sta discutendo in Parlamento una legge sulla tortura. Sotto gli occhi di tutto il mondo, questa legge la devono fare subito, quella giusta, quella che merita l'Europa. Per chi commette il reato di tortura, le pene previste vanno da 4 a 12 anni di galera. Penso che applicando questa sui fatti è già un passo avanti. Perché? Chi sbaglia paga, perché ha pagato sempre il popolo. Se potessi tornare indietro, riandresti a Genova? Rifarei tutto quello che ho fatto fino adesso. Hai mai conosciuto un black bloc? Mai conosciuti. Se ne avessi uno davanti, cosa gli diresti? Io non sono d'accordo che vado a rompere e a fare quelle cose là. Hai nipoti? Sì, 7, 8, 10. E loro ci vanno alle manifestazioni? Tanti sì e tanti no. Che raccomandazioni gli fai quando ci vanno? E combattere per i propri ideali. Se tu fossi il capo della polizia, qual è la prima cosa che faresti? Tutti i poliziotti devono essere identificati con un numero, con una sigla. Perché? Perché tu sei poliziotto, non sei mica quello che puoi fare quello che vuoi, devi avere responsabilità. L'allora capo della polizia De Gennaro oggi è presidente di Finmeccanica. Una grande vergogna. Di Gennaro lo devono far dimettere subito. Se fosse qui, cosa gli diresti a De Gennaro? Caro De Gennaro, tu hai fatto il criminale, tu l'hai violata la Costituzione, noi il popolo che vuole rivendicare dei diritti. E cosa diresti all'allora vice premier Fini? Caro Gianfranco Fini, ha sempre avuto un
una linea della destra nazionale e infatti i risultati sono stati precisi. E allora ministro dell'interno Scajola? È un tanto un grande povero. E i poliziotti che ti hanno menato cosa vuoi dire? Cari poliziotti, vi hanno mandato a massacrare la gente e avete fatto un grande errore e dovete ribellarvi, perché io ho capito anche la vostra situazione. Ma li potrai mai perdonare? Mai. Pensi che sia più colpa loro o dei loro capi? Prima di loro ci sono tutti i capi della polizia e del governo. Cosa ti auguri per la tua vecchiaia? Ancora sono vecchio fuori, ma giovane dentro, per dare impulso ai giovani. Arnaldo, saluta le Iene. Grazie Iene. Fate il vostro dovere, sono sicuro che porterete questa voce in mezzo alle popolazioni che devono ripartire da zero per ricostruire l'Italia, un'Italia veramente libera, democratica e indipendente, indipendente e indipendente. Grazie, grazie. Hasta la vittoria, sempre!